Buonasera a tutti. A nome dell'amministrazione comunale rivolgo a tutte le donne castanesi gli auguri per la nostra festa. Come avevamo promesso, nell'ambito delle celebrazioni Viva Dante 700, ecco a voi l'appuntamento musicale Donne Dantesche. Vi proponiamo un concerto del trio Art Deco. Ringraziamo la preziosa collaborazione con gli Amici della Musica e il Conservatorio Cantelli di Novara. Menziono una donna speciale, la professoressa Alessandra Aina, direttrice dell'esecuzione, e vi presento i musicisti che ci intratterranno in questo importante evento. Ludovica De Bernardo al pianoforte, Giacomo Arfacchia al clarinetto, Cristiana Coppola al violoncello. La voce recitante che accompagnerà l'esecuzione è di Raffaella Pavin. Grazie e buona visione. L'8 marzo si ricorda ogni anno la Giornata Internazionale della Donna, comunemente conosciuta come Festa della Donna, la quale è stata istituita nel 1977. Tuttavia, le condizioni che portarono a sentire l'esigenza di celebrare la componente femminile della società iniziarono a manifestarsi già dalla prima metà del Novecento, mediante le manifestazioni operaie e l'azione del movimento femminista. La Festa della Donna, per quanto possa essere sentita in maniera più diffusa in questi ultimi anni, dovrebbe essere celebrata come una giornata in cui ricordare le sofferte conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne nel secolo scorso ed affermare i diritti dell'oggi ancora troppo spesso dimenticati, tra i quali il diritto all'integrità e all'autonomia corporea, avere uguali diritti nel diritto familiare e di lavorare ed ottenere una retribuzione uguale a quella maschile. Tra i principali traguardi raggiunti si ricorda il suffragio universale e perciò il diritto di voto esteso anche alle donne. Inoltre si ricordano le violenze che avvengono tuttora nei confronti delle stesse, dalle molestie sessuali alle violenze domiciliari. Fino all'Ottocento, una rivoluzione sociale di tale portata per la popolazione femminile sarebbe stata quasi impensabile, in quanto la donna, oltre a dover lavorare spesso nelle fabbriche, si occupava inoltre della casa, dei figli, oppure, se di altro rango, veniva educata alle buone maniere e proiettata nel panorama culturale. Nonostante questa cornice sociale, le donne sono sempre state un punto di riferimento nel mondo dell'arte e perciò fonte di ispirazione per letterati, musicisti, scultori e pittori. Fra i tanti artisti, uno in particolare merita di essere ricordato, poiché oltre ad essere il padre della lingua italiana e ad essersi prodigato nello scrivere versi e prose per le sue donne, in questo 2021 ricorre il 700° anno dalla sua scomparsa. Il poeta in questione è Dante Alighieri. Nato a Firenze nel 1265, è venuto a mancare a Ravenna nel 1321. Nel periodo giovanile ha avuto la possibilità di studiare retorica, teologia e politica, in quanto faceva parte di una famiglia di piccola nobiltà cittadina. Ha conosciuto Cavalcanti, di cui diventerà un intimo amico, e Guinizelli, i due pilastri del dolce Stil Novo, la cui tematica principale è la valorizzazione e la celebrazione dell'amore attraverso la figura della donna, avvalendosi di uno stile dolce, elegante ed aulico. La genialità del poeta consiste nel portare alla perfezione ciò che altri autori avevano in parte anticipato, ad esempio il concetto di donna angelo di Guinizelli e di donna luce di Cavalcanti, facendoli coesistere nella sua donna per antonomasia, Beatrice, alla quale ha dedicato un'intera opera dopo la sua morte precoce, ovvero La Vita Nova. Per Dante, le donne idealizzate o spiritualizzate sono sempre, al tempo stesso, concrete e necessarie nel corso della sua vita. Beatrice è senza dubbio la donna più famosa e conosciuta nel panorama della letteratura italiana. Luminosa figura letteraria, è per Dante molto di più: il tramite che lo conduce al rinnovamento spirituale. Tuttavia non è la sola. Un importante rilievo assumono altre figure femminili dantesche: Francesca da Rimini,
nella Divina Commedia posta all'inferno, poiché per troppa passione commise adulterio. Oppure la figura di Pia dei Tolemei e di Piccarda Donati, questa volta nel Paradiso, le quali si fanno portavoce di un amore pio, umile e sofferto, a causa delle violenze subite in vita. Le donne dantesche sono tutte collegate dalla funzione comune dell'amore. Un amore vasto che procede da quello più concreto, carnale, passionale, fino ad un amore spiritualizzato, intellettuale, intimo, il quale attraverso le qualità femminili conduce all'amore di Dio. Nell'operato poetico di Dante vi è una donna che non compare mai, ma senza la quale probabilmente nessun programma poetico avrebbe visto la luce. Si tratta di Gemma Donati, sua moglie, che gli era stata promessa in giovane età. Lei incarnava i canoni di bellezza ideale dell'epoca, era devota al marito, si occupava dell'educazione dei figli, della casa, e come Boccaccio ci racconta nella postuma vita di Dante, dopo l'esilio del poeta da Firenze, riuscì a salvare i primi 7 canti dell'inferno e a farli avere al marito, perché ne proseguisse la stesura. Nonostante i due coniugi non avessero una forte intesa, non arrivarono mai ad una rottura, perciò lei fu a tutti gli effetti la sua compagna di vita, anche se non venne mai celebrata o ricordata nei suoi scritti. Forse l'unico riferimento a questa silenziosa compagna potrebbe essere celato in un canto del Purgatorio, dove attraverso la voce di Pia dei Tolomei ne cita il nome. Ricorditi di me, che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi marma. Salsi colui che n'annellata pria disposando, m'avea con la sua gemma. Thank you.
Thank you.
La donna che ebbe maggior rilievo nella vita di Dante fu Beatrice. Anche se di lei si hanno poche informazioni storiche, il poeta la rende protagonista della sua opera giovanile La vita nuova, fornendoci un'ampia descrizione di ciò che ella significò per lui. La vita nuova rappresenta l'autobiografia poetica e spirituale di Dante, volta ad un rinnovamento dello spirito umano attraverso l'amore per la donna. Inizialmente il poeta racconta del primo incontro avvenuto con Beatrice all'età di 9 anni e successivamente del secondo incontro, avvenuto a 9 anni di distanza. In questa prima fase dell'opera, il saluto dell'amata assume un ruolo di centrale importanza, in quanto il poeta spera di essere ricambiato. Tuttavia, secondo i rituali dell'amor cortese, per nascondere l'oggetto del suo amore da invidia altrui, finge di rivolgere le sue attenzioni ad altre donne, chiamate le donne dello schermo, suscitando lo sdegno di Beatrice, la quale gli negherà il saluto. Dante si trova a dover affrontare una profonda sofferenza interiore, che viene espressa nei suoi sonetti, rifacendosi alla concezione dell'amore tormentato cavalcantiano. Nella seconda fase dell'opera, il poeta, comprendendo che non potrà mai ottenere l'amore concreto e carnale della donna, si limita a contemplarla e a idealizzarla, lodandone la figura per la quale proverà un amore fino a se stesso. Un esempio di lode a Beatrice si può trovare nel sonetto Negli occhi porta. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. Ov'ella passa, ognon ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core, sicché, basando il viso, tutto smore. Ed ogni suo difetto allor sospira, fugge dinanzi a lei superbia ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlar la sente, ond'è laudato chi prima la vide. Quel che ella par, quando un poco sorride, non si può né dicer né teneramente, si è novo miracolo e gentile. In questi versi, lo sguardo di Beatrice ha una funzione così significativa da innescare una serie di stati d'animo, azioni ed emozioni in chi la osserva. Dai suoi occhi scaturisce l'amore che attira l'attenzione di chiunque la veda passando per strada. Nel momento in cui rivolge il suo saluto agli uomini, i loro cuori iniziano a sciogliersi e tremare, allontanando i difetti come superbia ed ira, ed inoltre induce a pensieri virtuosi anche uomini di natura non nobile. Il pubblico privilegiato a cui è rivolto questo sonetto è un gruppo di donne alle quali Dante prega di aiutarlo a lodare Beatrice, in quanto solo loro, con la purezza d'animo e assenza di vizi, possono onorarla. La chiave di svolta della vita nuova avviene con la morte precoce dell'amata, Beatrice, a cui seguono giorni di grande sofferenza per il poeta. Era combattuto tra la scelta di dimenticarsi di lei ponendo l'attenzione nei confronti di altre donne, oppure tra la scelta di continuare a tenerla viva nei suoi scritti e nel suo cuore. Indubbiamente scelse la seconda via, che lo indusse a provare per l'amata un amore di natura mistica, per il quale Beatrice assunse la figura di Donna Angelo, la quale avrà la funzione di tramite verso Dio. Per Dante, l'intera esistenza ruota intorno all'amore, in quanto l'uomo nasce nell'amore familiare, vive la sua vita alla ricerca dell'amore carnale, intellettuale, ed infine la conclude ricongiungendosi all'amore superiore, ovvero Dio. Thank you.
L'opera che rese immortale il nome di Dante Alighieri fu la Divina Commedia, un poema didascalico allegorico realizzato fra il 1306 ed il 1321, periodo corrispondente agli anni del suo esilio da Firenze. Durante questi anni di lontananza dalla sua città, il poeta si trovò ad affrontare una condizione di smarrimento, di crisi interiore e spirituale, che coincide con l'immagine della selva oscura, in cui Dante vi si perde. L'entrata nella selva oscura rappresenta l'inizio di un viaggio, per se stesso e per l'umanità, ripercorrendo la propria esistenza per liberarsi dai peccati, attraversando l'inferno ed il purgatorio, e meritare, infine, il paradiso. Tuttavia, per compiere questo itinerario, Dante non può non avvalersi dell'aiuto di una guida, perciò affidò tale ruolo ad una donna a lui molto cara, Beatrice, la quale dal paradiso lo vide in uno stato di perdizione e peccato tale che, mossa dalla compassione e dall'affetto, fece in modo di aiutarlo. Si rivolse a Santa Lucia, la quale a sua volta si sarebbe potuta rivolgere in qualità di santa a Maria Vergine, pregandola di aiutare il povero poeta smarrito ad intraprendere un viaggio di purificazione sotto la guida del poeta latino Virgilio. Questo episodio, narrato nel secondo canto dell'Inferno, porta ancora una volta alla luce quanto le figure femminili abbiano importanza nel vissuto dantesco. Infatti, fra le tre donne si può evincere della complicità, in quanto legate dal motivo conduttore della preghiera, della compassione e della carità nei confronti del poeta peccatore. Dopo aver ottenuto il consenso di Maria, Beatrice dal paradiso scende nel limbo per comunicare a Virgilio il suo ruolo di guida dall'inferno al purgatorio. Dante, insicuro ed intimorito, inizia il suo viaggio assieme a Virgilio, il quale gli mostrerà tutti i peccati e le pene dell'inferno. Al quinto canto, sempre dell'inferno, Dante incontra due anime dannate che lo disorientano e lo toccano nel profondo della sua sensibilità, Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, amanti e perciò lussuriosi. Francesca racconta la storia d'amore con Paolo, ricca di passione, irrefrenabile ed inevitabile, poiché entrambi si lasciarono trasportare dalla reciproca bellezza fisica e si lasciarono avvolgere dalla reciproca gentilezza d'animo. Citando le parole di Francesca: «Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste palor, da lor ci fu porte». Per quanto Dante non potesse considerare accettabile le motivazioni che indussero Francesca al tradimento, il loro amore e il modo in cui vennero entrambi uccisi violentemente dal marito gli procurarono una crescente tensione emotiva che, giunta al climax, si dissolse nella perdita dei sensi del poeta. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Lanfranco Caretti, noto critico letterario ed accademico italiano del secolo scorso, affermava che il quinto canto è al tempo stesso il canto dell'amore, concepito come dolcezza e come peccato, e della pietà, concepita come comprensione della fragilità umana e come trasalimento della coscienza appena ridesta. Ovvero, il binomio amore-peccato provoca nel poeta l'incapacità di contenere i suoi stati d'animo in maniera lucida e razionale. Dante, rispetto al periodo della gioventù, compie un'evoluzione fortemente spirituale, di natura religiosa, di cui la Divina Commedia ne è il risultato. Per giungere alla beatitudine, nell'itinerario dantesco è necessaria l'intercessione delle donne, affinché possano fare da tramite fino a Maria, la vera donna angelo, l'unica in grado di comunicare con Dio. L'uomo al suo confronto non è nulla, perciò deve lasciarsi andare e abbandonarsi a lui. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
Complimenti, ringraziamo i nostri musicisti per la splendida esecuzione. In occasione della festa delle donne vogliamo omaggiare le nostre donne grazie all'assessore Nandini e al nostro sindaco Giuseppe Pignatiello. Io mi riservo di fare un regalino anche a Giacomo.